Ma che è un incendio? Ma che è stato? Buonasera. Buonasera a tutti coloro che stasera sono venuti qui al Teatro Diana. Buonasera, buon pomeriggio, buona mattinata a tutti voi che ci seguite da casa. Perché vi saluto in una maniera così affettuosa? Perché si sta vivendo in questo momento un attimo particolare. L'Agro Nocino Sarnese si adopera per la città della scienza e insieme all'Agro Nocino Sarnese tanti artisti, spinti, chiamati dal responsabile di Radio Colbe, un frate, come di quelli che sono impegnati non solo nella vita spirituale ma anche nel sociale. Città della Scienza era un ambiente che crea ancora cultura, è un qualcosa che è scomodo forse per determinate situazioni, visto che hanno fatto in modo che non ci fosse più. Ragazzi, qui stasera per dare una mano? Sì, per sostenere la causa della Città della Scienza. Che è nostra. Che è nostra. E la camorra la deve smettere. La smettesse definitivamente, speriamo. Ci lasciasse un po' in pace. No alla camorra assolutamente, ma alla camorra soprattutto delle persone che non vogliono farci crescere, che vogliono far rimanere il nostro paese così com'è. Sono contento di poter dare il mio contributo con Pulcinella, che è la maschera eterna, colui che sta soffrendo, colui che in questo momento non può vedere una città del genere messa male, ma Napoli è sempre la città della cultura, la città della musica, della canzone, e quindi il Pulcinella fa da filo conduttore, ma soprattutto dice a tutti il popolo campano che Città della Scienza diventerà più bella di prima. Quando il fuoco brucia serve l'acqua per spegnerlo, ma quando è l'amore a bruciare, l'amore non si spegne, ma diventa ancora più grande, si raddoppia, si diventa enorme. Ecco, quindi siamo qui a dimostrazione di questo. È una bellissima serata della quale dobbiamo ringraziare innanzitutto Fra Roberto Sdino, Radio Colbe, e poi anche il comune di Nocera Inferiore, che ha patrocinato questa bella manifestazione per la ricostruzione di Città della Scienza. È la prima città nella provincia di Salerno che devolve l'incasso in beneficenza per l'appunto per la ricostruzione di Città della Scienza, che ha subito uno scempio così grave.